Allora, ciao a tutti, dove siamo, Adriano? Siamo a Roma, Monteverde Nuovo, Colli Portuensi. Questo è il mio chiosco, la mia edicola. Sì, ma tu chi sei? Io sono Adriana, oggi presidente del gruppo storico Zdenek Zeman. Allora, beh, noi ci conosciamo in epoca da quando nessuno ci credeva, no? Forse. Ah, sì. Possiamo dire che forse siamo stati quei pochissimi che ci credevano che potesse. Non dico tornare a Roma, perché questo poi è stata una cosa, ma tu ci credi, anche tu ci credi. Io ogni tanto ancora, insomma, ci penso e dico, ma davvero, però che tornato... potesse avere la sua chance di nuovo. Eravamo solo veramente in pochi, eravamo a crederci. In pochi, sì, e abbiamo fatto tanto, no? Abbiamo, sì. Tu cosa facessi, no? Ricordi brevemente, sì, cosa ti ricordi? Da, io posso dire che seguo la Roma da sempre. Oggi ho 42 anni, quindi vengo da una famiglia di romanisti storici, e ricordo il momento che il mister 13 anni fa è stato esonerato, e sinceramente non mi vergogno a dire che con la Roma mi si è spezzato qualcosina, perché forse oggi io sono più tifosa di Zeman che tifosa della Roma. Vabbè, questo, e... diciamo, è una cosa che comunque, sì, quando tu conosci Zeman, non... sì, entri in un altro, mondo. Sì, entri proprio in un altro mondo. Io posso, non lo so, raccontare che nel 2005 si vociferava di un suo ipotetico ritorno. Io allora, mia figlia aveva 2 anni, l'ho lasciata a casa con mio marito e insieme ad altri 11 apostoli siamo andati a tappezzare Roma di manifesti con scritto, lo so, mi ricordo, Rosella difendici, vogliamo Zeman, no a Spalletti. Ricordo che io presi volutamente la zona Aurelio, quindi ho tappezzato Villa Pacelli, l'ospedale San Carlo, e, diciamo, tutta la zona. Alle 2:30 la polizia mi ha beccato con il secchio e voleva portarmi in questura. Pazzesco, pazzesco, sì. E un attimo solo. Sì, sì, vai. Allora, invece Tommaso, tu presentati. Io sono un tifoso della Samp, della provincia di Pisa, abbonato alla Sampdoria allo stadio della Sampdoria da 10 anni. Il mio rapporto, diciamo così, da estimatore, da ammiratore di Zeman è scoppiato lo scorso anno, perché la Sampdoria, mio malgrado, era finita in Serie B e quindi mi interessai, appunto, mio malgrado all'inizio al campionato di Serie B, perché era il campionato della Sampdoria, e nel quel campionato di Serie B stellare c'era il Pescara di Zeman, e quindi seguendo proprio le partite di Serie B anche interamente in televisione rimasi folgorato da quel gioco, da quella squadra, quindi, che pare, giocava quindi, sempre per fare un gol in più degli altri, invece di fare i calcoli, di speculare, di veramente per divertire, per l'essenza del gioco, ecco. E quindi all'amore della Sampdoria si è aggiunta questa grande stima, questa grande ammirazione per questo allenatore e per il suo gioco. L'anno scorso quel manifesto, lo striscione tuo ci commosse tutti, poi riuscisti pure a fare la fotografia insieme al mister. Ma tu, ora la domanda, stasera per chi tifi? Stasera, no, per chi tifi, vabbè, per chi tifi è una domanda sbagliata, perché noi siamo sportivi, però tu stasera, se dovessi perdere, che succede? È chiaro, ci pensavo anche facendo il viaggio, è diciamo la partita in cui forse me la godo di più, nel senso che sono contento se la Sampdoria riesce a non perdere oggi, perché chiaramente è la mia squadra del cuore, ma sarei contento anche nel caso che la Samp dovesse perdere, perché abbiamo avuto la fortuna di partire bene col campionato e soprattutto dall'altra parte c'è un grande, e quindi abbiamo la possibilità di lanciare la volata in vista di Juve-Roma, dai. Certo. Tesoro, allora sì, finisci questa, stavi raccontando, quindi che ti hanno preso praticamente, diciamo, la polizia mi ha beccato con il secchio, la colla, e mi diceva che mi doveva portare in questura. Io dentro di me ero preoccupatissima, perché chiamare mio marito alle 3 di notte e dirgli guarda Ste, mi stanno, cioè, sarebbe stato un problema. Però giuro, io oggi per il mister lo rifarei. Io in questi 13 anni avevo tipo la sensazione che non poteva finire tutto così, certo, cioè il mister, ero convinta che prima o poi sarebbe tornato, il mio sogno si sarebbe avverato. Tesoro, ok, io ti do un bacio forte. Sì, grazie. Forza Zeman sempre. Comunque avevamo ragione noi, avevamo ragione noi. Sì, eravamo 6 persone che pensavamo, nessuno, e ancora oggi nessuno ci crede quello che succederà. Sì, nessuno ci crede ancora, quindi ancora più bello questa sono volta. D'accordo, sì. Un bacio forte e ci vediamo più tardi allo stadio. Va bene. Ciao tesoro, forza Roma sempre.
Forza Zema, sembra. Allora, un saluto a volo. Tu, allora, tu moto stasera, poi dopo tassi che stavi insieme, siamo andati pure a mangiare, ho portato e, un po'. E appunto lo striscione tornerà anche stasera nel settore ospiti. Ci sarà il bis dopo Pescara. Lo striscione tornerà anche all'Olimpico. Vedremo un po' la reazione che farà e fra i tifosi della Roma, ma anche fra i miei amici compagni lì della Sampdoria, perché abbiamo visto ci sono queste ruggini fra il nostro tanto apprezzato allenatore Zeman, quindi speriamo di non scontentare nessuno, che sia apprezzato questo gesto di fair play. Vabbè, domani abbraccio forte e ci vediamo allo stadio più tardi. Vai.